È stato un segno distintivo di questi anni, quello di non attendere troppo tempo prima di nominare i nuovi primari. Insomma, abbiamo vissuto lunghe stagioni in cui passavano realmente degli anni prima delle sostituzioni, con un'incertezza che non fa bene alla struttura, allunga normalmente i tempi di risposta sui bisogni dei cittadini e squalifica l'attività. Questa capacità di tutto il sistema di sostituire rapidamente quelle che sono le figure che vanno via, vanno in pensione, è un primo segnale positivo. Il secondo è la qualità della scelta. Il meccanismo di scelta affidato completamente a percorsi tecnici è cambiato, insomma, anche questo rispetto al passato. Ci sono regole nuove diverse, di fatto non è più una selezione di natura politica, una selezione che avviene attraverso titoli. La prova ha fatto in modo che in questi anni si alzasse ulteriormente anche il livello, la qualità della risposta, con figure di primo piano che vengono nel nostro territorio probabilmente attratte anche da, diciamo, la qualità chiama qualità, da sapere di andare in strutture che offrono, insomma, molto in termini di servizi e tecnologie, e anche una crescita professionale con, guardando proprio le attività che si fanno, il famoso indice, no, che segna la complessità di DRG, costantemente crescente, segno di una struttura che assolve il proprio compito come struttura di eccellenza.